strumenti abbiamo per diagnosticare e monitorare i pazienti affetti da leishmaniosi, o sospetti tali perlomeno? In realtà non abbiamo solo strumenti di laboratorio, la prima cosa che dobbiamo valutare è, come sempre, partire dalla clinica. La patologia, infatti, l'infezione è infatti caratterizzata da una serie di anomalie clinico-patologiche più o meno evidenti, più o meno eclatanti, e quindi quando noi diagnostichiamo, ma soprattutto quando valutiamo nel follow-up gli animali affetti da leishmaniosi che sono stati trattati con terapie specifiche, dobbiamo evidenziare un cambiamento clinico dell'animale, un miglioramento che deve essere prima di tutto clinico. In secondo luogo, siccome la leishmaniosi determina anomalie ematobiochimiche più o meno variabili, ma spesso sono riferibili ad alcune tipologie di alterazioni, per esempio l'emogramma mostra non raramente citopenie singole o combinate, quindi dall'anemia, trombocitopenia, leucopenia, eccetera, più o meno combinate tra loro. La chimica clinica invece, le cose più rilevanti sono relative soprattutto alle alterazioni proteiche, quindi al protidogramma anche in elettroforesi e aumento delle proteine di fase acuta. Mentre invece l'esame urine, sicuramente l'aspetto più importante è quello della valutazione della proteinuria. Alla fine, quando noi abbiamo un sospetto da un lato clinico, dall'altro supportato da dei dati di laboratorio più o meno eclatanti, la diagnosi necessita ovviamente di una conferma cosiddetta eziologica, cioè noi dobbiamo dimostrare che lì ci sia un agente eziologico responsabile di quelle anomalie clinico-patologiche. E questo può venire fatto attraverso metodi di identificazione diretta degli agenti infettivi, in questo caso quindi con la citologia, come in questo caso si vedono appunto amastigoti numerosi fagocitati da macrofagi in un campione midollare di un cane affetto da leishmaniosi, oppure attraverso l'identificazione del genoma della leishmania con metodiche di biologia molecolare, con la PCR, che ha un po' rivoluzionato tutta la diagnostica delle malattie infettive negli ultimi 20 anni, oppure attraverso metodi di diagnosi indiretta sierologica, ovvero identificando la sieropositività, che però ovviamente ha dei pregi, perché come dicevamo in un altro video di questa serie sulla leishmaniosi, la sierologia è ottima come test di screening perché è un metodo sensibile e a basso costo, ma non è assolutamente specifica, perché molti animali sieropositivi in realtà non sono realmente infetti, sono soltanto stati esposti ai flebotomi e agli agenti infettivi. Quindi la sierologia andrebbe sempre, quando soprattutto a titoli medio-bassi, confermata poi dalla ricerca con un metodo diretto di identificazione del parassita. Per il monitoraggio, alla fine si devono utilizzare gli stessi strumenti che abbiamo per la diagnosi, non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla di inventato. Non dobbiamo assolutamente farci venire delle fantasie strane sull'utilizzo appunto degli stessi strumenti per monitorare gli animali. Tutto è scritto, tutto è riportato sulle linee guida, qui vi ho riportato ad esempio una tabella che è disponibile sulle linee guida del gruppo Leishvet, che è facilmente reperibile anche online, non a pagamento, dove dicono alla fine le stesse cose, cioè i valori che vanno monitorati nel tempo sono gli stessi che utilizziamo poi per fare la diagnosi, cioè gli aspetti clinici, gli aspetti ematobiochimici, le urine, più CU, cioè la proteinuria, eventualmente la sierologia quantitativa, perché per dimostrare che un animale sta migliorando da un punto di vista sierologico io devo avere un titolo misurabile con un IFI o con un ELISA quantitativo e devo valutare l'involuzione del titolo, la diminuzione nel corso dei mesi post terapia, anche se questa metodica ha comunque dei limiti dovuti al fatto che molti animali poi che guariscono possono mantenere un certo titolo positivo e poi gli stessi animali che sono guariti possono comunque continuamente infettarsi da nuovi flebotomi che li pungono, e quindi l'esposizione può continuare, questo determinando dei titoli che magari permangono nel tempo nonostante l'animale sia magari completamente guarito dalla patologia. Per quanto riguarda invece la PCR, che è utilissima nella fase diagnostica dell'infezione, per diagnosticare appunto con metodo diretto la presenza quindi dei parassiti e quindi confermare
l'infezione. Sul monitoraggio vedete che qui è riportato effettivamente come opzionale dalle linee guida, perché l'utilizzo della PCR può avere dei limiti da un punto di vista proprio del monitoraggio, può dare anche dei risultati talvolta fuorvianti, perché ci sono delle problematiche da un lato biologico, dall'altro anche propriamente tecniche, legate al fatto che i campioni midollari su cui noi andiamo a dosare con una PCR quantitativa la quantità di copie di DNA dei parassiti, in realtà non sono campioni uniformi, e quindi è difficile poter avere delle ripetibilità nel tempo che ci permettano di quindi con certezza dire che quella quantità di leishmania sta effettivamente diminuendo oppure sta aumentando, perché purtroppo la quantità di DNA presente nel campione dipende anche dalla qualità del campione che è stato ottenuto in clinica, e purtroppo nei campioni midollari è difficile avere un'uniformità nei vari campionamenti anche nello stesso animale, anche se fatti dalla stessa persona. Quindi secondo me la PCR ha comunque dei limiti nel monitoraggio, mentre invece è eccezionale da un punto di vista diagnostico. D'altro canto, lo scopo della terapia non è di sicuro quello di sterilizzare un animale dalle leishmanie. Un animale infetto noi lo curiamo perché dobbiamo cercare di abbattere la carica parassitaria e fare in modo che la sua risposta immunitaria, che in un animale infetto e malato è prevalentemente umorale e poco cellulomediata, con la terapia e l'abbattimento della carica parassitaria l'animale che risponde bene inverte la sua tipo di immunità, il suo tipo di risposta immunitario con una preponderanza di risposta cellulomediata rispetto a una risposta umorale, e questo fa sì che l'infezione possa essere controllata meglio. E quindi anche se noi non riuscissimo, cosa che succede normalmente, a sterilizzare, eliminare completamente le leishmanie dai tessuti dell'animale infetto, il fatto che la risposta diventi molto più forte da un punto di vista cellulomediata permette all'animale di controllare nel tempo l'infezione e di controllare anche le eventuali reinfezioni. Quindi questo è l'obiettivo della terapia, e questo è anche un po' il motivo per cui andare per forza alla ricerca della completa assenza di materiale con la PCR, di materiale genetico di leishmania nei campioni biologici, può essere anche superfluo durante il monitoraggio, quindi a mio modo di vedere non è così rilevante. Con questo spero di avervi dato alcune indicazioni utili per la vostra pratica clinica, e ai prossimi appuntamenti con MyLove. Ciao!